Ciao, sono Alice, ho 21 anni e vengo da Empoli. E ho un dubbio. Il mio dubbio è: continuo con la magistrale o mi prendo un anno sabbatico e giro per il mondo? Alice, benvenuta a Delft. Allora, pubblico, io lancerei subito la votazione perché è abbastanza chiaro. Poi dobbiamo capire i motivi. Però è abbastanza chiaro, Alice, facciamoci un po' più indietro perché non puoi vedere le percentuali, okay, che loro stanno votando e già, secondo me, ci possiamo fare un'idea. Vabbè, ovviamente adesso sono a metà. Raccontaci un po' di te. Sì. Magistrale in cosa? Allora, ho fatto biologia, sto finendo ora la triennale, quindi sono vicina alla laurea. E per fare cosa? La ricercatrice, cioè per me la ricerca è un po' l'obiettivo, quindi mi piacerebbe continuare poi il dottorato, tutto il percorso classico, no, di una ricercatrice. Però è un percorso un po', come dire, imposto, nel senso che lo studio è quello che mi hanno detto che dovevo fare, quindi non so se è veramente una strada precostruita o se è quello che voglio fare. Quindi adesso chiediamo un attimo al pubblico, sentiamo cosa ne pensa. Mamma Ida. Salve, e se dopo questo, se dovesse vincere l'anno sabbatico, come pensi, oltre ad andare fuori, di occupare il tempo, o se magari potessi sentirne poi la nostalgia dell'università? Nostalgia dell'università, questa scusami, ma me la voglio proprio segnare. E in realtà è una cosa che ho preso in considerazione perché amo studiare. E no, il punto di partenza in realtà sarebbe un monastero buddista, cioè io vorrei fare una cosa super estrema in cui mi chiudo tipo 15 giorni e rifletto, e poi da lì vedere un po' cosa succede, quindi senza troppi programmi, che è quello che ho sempre fatto fino ad ora. Programmi. Scusate pubblico, perché vi siete sorpresi di questa cosa? Non siete contenti? Non vi piace? Cioè, non ho capito, cos'è che non vi torna? C'è qualcuno? Prego, c'è la signora Alessandra. Sì, diciamo che essendo così giovane sembra strano che, dato che sono tutti nei social, lei invece si voglia andare a chiudere dentro un monastero, per cui ci siamo trovati un attimo impreparati, ecco, solo questo. È un po' anche quella la logica, cioè che hai mille immagini, modelli, no? Alla fine sui social vedi queste vite perfette, eccetera, che condizionano tanto, purtroppo. Devo dirvi subito una cosa, che Alice è davvero una studentessa modello. Come una modella, sembra una modella, una studentessa modello, sentite cosa ci ha detto. Ora ho 21 anni e diciamo che uno spartiacque nella mia vita è stato perdere mio padre quando avevo 13 anni, e è stato un colpo che sicuramente mi ha fatto cambiare tantissimo e mi ha fatto crescere molto velocemente. Ho sentito sempre proprio questo bisogno di essere forte, comunque di reggere in qualche modo una maschera e far capire che io ce la facevo e che quindi dovevo dare il meglio in tutto, e lo studio è stato un po' quello. Però negli anni e nel tempo ovviamente ho sentito anche tante altre necessità, quindi la necessità ovviamente di scoprire altre parti di me, in qualche modo capire chi sono effettivamente, al di là di tutto quello che ho costruito per resistere e per andare avanti dopo quello che è successo. Sicuramente anche una sfida proprio con la parte di me che dice non farlo. Sento proprio che sto facendo una cosa rischiosa e ho ansia, ho paura, però voglio proprio affrontare, no, questa paura, uscire da quella la comfort zone e vedere cosa succede. È un po' quello il punto. Se continuo a rimanere alla fine la persona che sono nel recinto che mi sono costruita con questi dubbi, continuerò a vivere male senza neanche provare cosa altro ci può essere. Sei veramente una ragazza straordinaria. Tanto voi potete continuare a votare, intanto avete sentito delle cose nuove di Alice. Cioè, tipo, una volta impreparata ad un esame, ci sei andata? No. No. Non so, una crisi e non ti ricordavi più nulla? No, non credo sia successo. Hai fatto copiare? Sì. Oh, brava! Tanto però voglio andare da lui che ha sempre delle considerazioni. Ciao Alice, vorrei sapere se l'anno appunto lo immagini tutto come spiritualità o anche divertimento?
No, in realtà vorrei partire da lì, che sarebbe il momento spirituale di riflessione. Poi in realtà vorrei continuare, mi piacerebbe molto viaggiare, c'è questa opzione di per esempio fare lavori in giro per il mondo, anche molto spesso di volontariato e simili, quindi semplicemente conoscere persone e conoscere il mondo e quindi fare questo. Prima avevate parlato di persone vicine, cosa ne pensano? Noi l'abbiamo chiesto ad una tua amica, a Giulia, ascoltiamola. Sei sempre stata estremamente responsabile, estremamente focalizzata su una carriera scolastica tanto performante, e non esiste solo quello, lo sai tu anche, lo sai, ti sono venuti tanti dubbi su questa cosa, quindi io veramente ti dico, se ti sono venuti questi dubbi, visto che sei fortissima in queste cose, cioè qualsiasi cosa ti faccia lo fai fatto bene, vai, fai questa esperienza, è una parte di te, non è una perdita di tempo, è coltivarsi e rendersi conto di quello che realmente si vuole e si può fare nella vita, e quindi un in bocca al lupo grandissimo, dai sempre il meglio, lo farai sicuramente e fai vedere quanto sei forte. Beh, molto carina. Gli dice sostanzialmente fallo. Sì, segui un po' l'istinto, sì. No? E quindi fidati di te stessa. Ma si è capito, perché insomma le percentuali sono cambiate. Ok. E sono cambiate in maniera molto così sostanziale e sensibile. Chi è che voleva fare una domanda? Abbiamo visto la tua amica. Mi chiedevo, questa esperienza tu la condivideresti con qualcuno? Amico, amica, fidanzato o completamente in solitaria? No, sarebbe in solitaria. Anche perché non conosco nessuno che vorrebbe fare questa cosa con me. Va bene, andiamo. Facciamo allora un appello. Qualcuno vuole prendersi un anno sabbatico? Andiamo. No, aspetta, no, scusami. Andiamo insieme a prendere l'anno sabbatico. Ma tu vuoi stare insieme a lei o vuoi prenderti l'anno sabbatico? No, perché non mi è chiaro. Ho messo anche fidanzato dentro la tua domanda e non ci azzeccava niente. Cioè, sei fidanzata? Sì. Ma fai il primolone, ma io non lo so. No, ma sei fidanzata? No, comunque, domanda pertinente a questo punto. Scusa. Ah, sei fidanzata? Eh no, ma qua cambia tutto però. Ti vuoi liberare di lui? No, assolutamente no. No. No, dov'è questo ragazzo? Allora, sta a Empoli, però si sta per trasferire a Milano per conto suo. Quindi lui si trasferisce e tu te ne vai. Sì, detto così sembra brutto, però sì. No, è solo una coincidenza. Sì, nel senso, lui si sta trasferendo per lavoro perché ha un'opportunità grande. Ma lui che ti dice, vai? Sì, nel senso, mi dice vai, però ovviamente a livello della relazione è difficile, perché noi abbiamo avuto una relazione a distanza per quasi tutto il tempo, perché io ero a Milano, lui a Empoli, quindi ancora più lontano, non è semplice. Mamma, quante cose però. Lo so. Un mondo in 21 anni, e capisco che il tuo dubbio sia un dubbio per niente banale, perché comunque c'è la tua vita, c'è il futuro, c'è un fidanzato a cui tieni. Tanto. Tanto. Però c'è anche la tua vita e esperienze che vuoi fare. Pubblico, avete gli ultimi 10 secondi. Votate. Beh, evidentemente te lo meriti. È la testa sulle spalle, mi dispiace per questo fidanzatino, ma buon anno sabbatico, divertiti, mandaci un sacco di foto. Pensa, ma divertiti anche, eh. Alice, va bene, me lo prometti? Prometto. Grazie, davvero.